Ciao, in questa lezione vedremo insieme dei pattern sulla pentatonica. Sono pattern molto potenti e in questo caso sono intervallati da delle pause. In questo modo possiamo utilizzarli immediatamente nelle nostre improvvisazioni. Per aiutarti ti fornirò anche il PDF della trascrizione. Segui il link che trovi nella descrizione e arriverai sul mio sito laboratoriomusicalevarini.com. Ti iscrivi a questo corso che è assolutamente gratuito e lo sarà sempre e potrai vedere questo video, questa lezione senza questa pappardella iniziale e scaricare il PDF per poter seguire questa lezione. Se ti va, metti il mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per essere informato sui prossimi caricamenti di video e di lezioni. Se ti va di utilizzare queste parti delle lezioni che sto postando nei tuoi video, metti il mio hashtag o tag, sai che è Massimo Varini oppure Varini Massimo per Facebook e volentieri commenterò o ricondividerò. Ora la lezione. In questa lezione ti chiedo uno sforzo tecnico maggiore, lavoriamo sui sedicesimi, tacca 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 tacca. E andiamo però a mettere una pausa tra ogni pattern e questo rende ritmicamente molto più interessante il discorso. Hai la trascrizione, ma ti faccio sentire direttamente, così sentendo e vedendo è la cosa più semplice che spiegarla a voce. 2, 3, 4. Provalo anche qua, ok? Cioè sulla forma precedente, che sarebbe il La in forma di Sol o Do maggiore in forma di La. 1, 2, 3, 4. Poi ovviamente puoi utilizzare questi frammenti nei tuoi soli, perché no? 1, 2, 3. Dei pezzettini, pezzettini, scusami, di esempi che possono rendere i tuoi assoli più interessanti oppure darti proprio degli spunti ritmici, perché ricordati che stiamo lavorando su ritmica adesso invece sulla parte più solista, ma un buon chitarrista solista è colui che ha anche un'ottima ritmica.